Andiamo in Basilicata, dove il Consiglio regionale di Basilicata, per l'appunto, ieri ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti di Bardi, 10 voti contrari, 9 voti favorevoli. Poi magari approfondiremo anche quali sono i contrari e quali sono quelli favorevoli. Intanto abbiamo un'intervista realizzata al governatore Bardi da Giuseppe Cutro, ascoltiamo. Presidente, superata una fase critica, al di là della mozione anche di una maggioranza che è uscita da quella che è stata l'inchiesta giudiziaria, ecco, che tragitto siete pronti a percorrere fino alla fine della legislatura e un suo parere soprattutto sulla mozione che ovviamente non è stata approvata. Beh, che la mozione non venisse approvata lo si sapeva anche perché non c'erano i numeri. Io penso che più che continuare a parlare e perdere come oggi 12 ore per parlare del nulla, credo che sia importante mettersi tutti quanti insieme per poter procedere nel nostro cammino. Abbiamo tantissimo da fare e soprattutto dobbiamo essere convinti che il nuovo anno sia un anno che porti dei benefici alla nostra regione. Credo che ci sono tutti i presupposti, ci sono molte risorse che devono essere ancora assegnate, ma che saranno assegnate. Abbiamo dei compiti da portare avanti e credo che sicuramente tutti, io ho fatto un appello anche all'opposizione perché sui temi più importanti tutti quanti insieme possiamo portare a termine quei provvedimenti che saranno necessari per il bene della nostra terra. Insomma, mozione di sfiducia bocciata nei confronti di Bardi, si è parlato del nulla, ha detto il governatore, è così Giuseppe Cutro? Buongiorno Francesco, buongiorno Giovanni, Buongiorno buongiorno Giuseppe. a tutti i telespettatori di TRM H24. Guarda, Francesco, dire che si è parlato del nulla, no, ovviamente dopo un dibattito che tra attesa e dibattito vero e proprio durato oltre 10 ore, magari c'era anche qualche strascico di stanchezza, però credo che dall'inizio di questa legislatura abbiamo assistito al primo vero dibattito politico, nel senso che ieri, eccezione se non sbaglio solo del consigliere di prospettive lucane Carlo Trenotola, sono intervenuti tutti i consiglieri durante la seduta dell'Assise. È una rarità per questa legislatura, quindi un dibattito vero e proprio c'è stato sulla qualità e sulla quantità, diciamo, dei contenuti. Questo è un giudizio del Presidente, ovviamente lo lasciamo a lui. Il senso del discorso era quello di una mozione che si sapeva dei numeri che sarebbe stata bocciata, perché come anticipavamo, come ha detto lo stesso Bardi, i voti a favore della mozione di sfiducia erano 9, ovvero tutti i componenti dell'opposizione. Facciamo un brevissimo passo indietro. La mozione di sfiducia era stata presentata dai due consiglieri di Italia Viva, Luca Braia e Mario Polese, successivamente sottoscritta da altri 9 consiglieri dopo qualche breve modifica. Di questi c'erano Carlo Trenotola di Prospettive Lucane, Marcello Pittella, del PD. Erano i tre grillini all'epoca, perché c'erano Leggeri, c'era anche Carlucci nel gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, oltre a Perino Leggeri, che oggi, come sappiamo, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, ha diciamo, liberato la sua postazione in confronto di Gino Giorgetti, che ieri non era presente e che comunque non aveva sottoscritto la mozione. E in più si erano aggiunti i due ormai ex dissidenti della Lega, Pizzioli e Zullino, approdati dal gruppo misto, che hanno sottoscritto la mozione. Dunque erano 9 voti a favore della mozione, coloro che l'avevano sottoscritta, ne servivano 11. La maggioranza di suo invece aveva 10 componenti presenti in aula, 11 in totale. A un certo punto, dopo l'ultima pausa che è stata chiesta dal presidente Cicala per una questione tecnica, il consigliere Pino ha abbandonato l'aula, ma comunque diciamo i numeri per approvare la mozione non c'erano. Dunque il discorso è stato abbastanza animato e il momento, diciamo, più acceso è stato quello di un contrasto, di un confronto tra l'ex presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, e il governatore Vito Bardi. Pittella nel suo intervento ha lamentato di alcune. Il punto di riferimento è stata una dichiarazione del presidente Bardi sullo statuto della Fondazione Matera 2019, che Bardi aveva parlato di appannaggi politici. Ecco, Pittella, diciamo, è rimasto stizzito da questa affermazione e quindi ha lamentato diverse cose all'attuale governatore
Bardi, dicendo appunto che mancano prerogative nel Consiglio sui temi centrali, quindi ha chiesto maggiore chiarezza su temi cruciali, secondo Pittella, come la PAC, la programmazione 21-28, piuttosto che i fondi FSMC. Da qua è iniziato un botta e risposta che si è acceso particolarmente quando Pittella ha chiesto a Bardi di guardarlo negli occhi mentre parlava. Ecco, al di là, diciamo, di queste sfumature che hanno animato il Consiglio, Francesco, emerge una cosa molto chiara: che la maggioranza continua ad avere, nonostante il ritorno in consiglio dei due consiglieri, scusatemi il gioco di parole, interessati dalla questione giudiziaria, ovvero Leone e Piro, continua ad avere i numeri risicati, perché a pieno organico ha 11 voti, quelli che servono per approvare le mozioni. L'opposizione invece di suo ne ha 9. C'è un sostanziale stallo, perché non può prendere la febbre nessuno dei consiglieri di maggioranza per approvare le mozioni particolarmente importanti. L'opposizione non ha al momento la forza per poter far cadere Bardi, quindi uno stallo che continuerà. Di fatto, però, la seconda mozione di sfiducia presentata nei confronti di Bardi è stata respinta. Quello che ci resta è una politica lucana abbastanza incerta su quello che è il futuro. Una nota a margine importante: Bardi, nel suo intervento, rispondendo per la prima volta all'intervento di Pittella, ha detto che servirà una nuova legislatura per colmare tutti i problemi che sono stati trovati. Quindi non sappiamo se di fatto sia una ricandidatura con largo anticipo di Bardi per le prossime elezioni. Ovviamente è troppo prematuro per chiederlo, ma vedremo. Bene, grazie a Giuseppe Cutro per quanto ci ha detto, per questo commento dettagliato che ci ha fatto entrare nei dettagli di quanto è successo ieri in Consiglio regionale, nelle dinamiche. Buon lavoro, Giuseppe, per oggi. Grazie.